Il mostriciattolo che vedete alle mie spalle è prodotto da un'azienda francese a Nantes, si chiama Planet Carcross, il modello si chiama Kamikaze 2, pesa 315 kg da 130 cavalli di potenza. Davvero un mostro, corre sulle piste di carcross, di autocross in tutta Europa. In questo caso ci troviamo all'autodromo di Maggiora e in compagnia del nostro grande amico Mattia Donolato, il nostro lettore. Ciao, che ci ha invitato a provare il suo carcross. Questa è una vettura con cui correrai quest'anno. Esattamente. E speri anche di vincere il campionato. Speriamo anche di vincere il campionato. Correremo in Europa, in Svezia, in Finlandia e dopo altre gare pubblicitarie per l'azienda, per cui andremo in Germania, faremo il campionato europeo in Italia e poi altre gare ancora da decidere. Senti Mattia, facci vedere un pochino com'è questo kart. Innanzitutto partiamo da dietro, sì. E quello che si può vedere, sicuramente i nostri amici motociclisti subito noteranno il fatto che all'interno del telaio a tralicci di tubi d'acciaio è installato un motore Yamaha R6. Esatto. E tra l'altro il motore Yamaha R6 è quello giusto, perché è quello che gira a 17.500 giri. Esattamente, è un bel sentire, vero? Che prestazioni dà questo motore a questa vettura? Innanzitutto è abbinato ad un cambio a 6 marce il suo di serie, ma vediamo che al retrotreno c'è qualcosa di particolare. Perché? Esattamente. Allora, questo si chiama, è un invertitore di marcia, okay. E viene installato per poter permettere di utilizzare la retromarcia. Ok. La sale dietro è rigido, okay. Per cui è bloccato al 100%, e questo kart cross qui è trazione posteriore. Ok, quindi il fatto che sia bloccato al 100% lo rende molto nervoso in termini di guida. Lo rende molto nervoso e anche molto divertente da guidare. È notevole lo scarico prodotto dalla Krapovic, mi sembra sia prodotto dalla Krapovic. Per quanto riguarda le sospensioni, sono a doppio triangolo sovrapposto, lo vediamo, hanno una bella saldatura con questo triangolo, in realtà è sdoppiato a un singolo montaggio su Uniball sia da una parte che dall'altra, e poi ha un impianto frenante singolo, in questo caso proprio come i go-kart, diciamo, tradizionali. Per quanto riguarda le sospensioni, dicevamo, sono collegate con un ammortizzatore con doppia regolazione, alte e basse frequenze, è ampiamente regolabile, quindi è una cosa sicuramente che può servire nel momento in cui ci presentiamo in piste diverse che richiedono assetti diversi. Poi passiamo un attimino a vedere com'è fatto anche il l'abitacolo. Ok, viene mantenuta la strumentazione Yamaha R6, in questo caso la vediamo appunto zona rossa a 16.500 e diciamo capacità di rotazione fino a 17.000, anche qualcosina di più. Sedile, lo vediamo, è molto spartano, il volante estraibile di tipo tradizionale, soprattutto per noi che siamo molto alti è molto comodo per salire e scendere, ma penso che sia utile anche per chi è più bassino. La leva del cambio la vediamo, è ricavata dal pieno con una diciamo un pratico attacco per la mano nel momento in cui ci serve andare a cambiare la marcia, e immagino che mantenga anche la stessa distribuzione del cambio, quindi la prima avanti e tutte le altre indietro, quindi esattamente come una motocicletta. La vediamo la pedaliera, anche questa è ricavata in alluminio ed è regolabile nella posizione. Andiamo avanti, in questo caso vediamo una bella struttura di protezione per diciamo gli urti con i concorrenti che sono con noi, e tra l'altro gli urti ci sono spesso e volentieri, come ci insegna il nostro Mattia. Per quanto riguarda la zona anteriore, abbiamo anche in questo caso un doppio triangolo sovrapposto con sospensione push rod. In questo caso davanti abbiamo un impianto frenante da go-kart con il sistema di frenatura, lo vediamo, ovviamente idraulico. Adesso Mattia sta levando la carrozzeria del Kamikaze 2, intanto andiamo a vedere qualche altro dettaglio. La carrozzeria la vediamo è fermata con un sgancio rapido, eccolo qui. Allora, questa è una sospensione apparentemente molto semplice, ma in realtà è molto sofisticata, è un push rod con un perno, lo vediamo, con un braccio di leva ancorato al telaio attraverso un perno saldato su un'apposita struttura. Lo sterzo molto semplice con la sua scatola dello sterzo, e poi lo vediamo l'ammortizzatore che viene spinto dal puntone per poi spingere sull'ammortizzatore, anche in questo caso regolabile le alte e le basse frequenze, anche regolabile in compressione come al posteriore. Le prestazioni direi che sono incredibili. Mattia, sono proprio invitato proprio per scoprire quanto incredibili sono le prestazioni di un oggetto che appunto ha 130 cavalli e pesa appena 315 kg. Come si guida una, un
un veicolo del genere. Allora, essendo, avendo il differenziale posteriore bloccato, è abbastanza scorbutico, però è anche prevedibile, per cui ti permette di fare quello che vuoi, è molto sincero, sì. E la notevole potenza ti permette di giocarci. E senti, quando sei in gara come funziona la partenza? Quando sei in gara la partenza consiste nell'inserire la prima marcia e accelerare fino all'imitatore. Allo scattare del verde ci si fionda la prima curva. Ma senti, tipo la prima curva in quanti vi presentate? Dipende, minimo di 10 fino a un massimo anche di 20 kart. Ogni tanto è complicata la prima curva, diciamo che è una delle parti principali della corsa, ecco. Ok, non ci rimane che scendere in pista a provare questo kart cross, vediamo come va. Io la prima volta che lo provo, vediamo, speriamo di uscirne vivi. Ciao! Vado? Vai. Come vado? Metto la seconda gamba dentro. Eccola. Beh, che bello grande, devo dire. Sì, è molto spazioso. Per accenderlo? Allora, no, quello su, ecco. Lì, guarda sempre l'N, vabbè. E il pulsante lì, il pulsante rosso, il pulsante nero. Mi è piaciuto tantissimo perché è un motore che spinge forte, lo conoscevamo già con l'R6, è un motore che va fortissimo, però spinge diciamo dai 12-13 fino ai 17, sotto è un po' assente, quindi bisogna veramente dargli dentro col gas perché sennò sei fermo, però una volta che piglia ce n'è anche tante. Per quello che dicevo, che nonostante l'assenza del differenziale autobloccante, comunque se riesci a viaggiare con una certa sicurezza in uscita di curva, che non è una cosa diciamo tipica di un go-kart. Ecco, i go-kart quando partono sono un po' più difficili da tenere, ecco, sono un po' più nervosi. Invece questa qui quando parte te la gestisci e quindi la cosa divertente è quella. Molto bello lo sterzo, che è veramente direttissimo. È bellissimo quando atterri dai salti, che senti proprio fum, fa così. Quindi l'assetto del veicolo e anche il telaio, ovviamente la distribuzione delle forze nel momento in cui si va a premere è veramente ben fatta, è progettato, si sente subito, nonostante io non sia abituato a guidare questi mezzi, ma si percepisce immediatamente che è progettato veramente molto bene. E questo è un mezzo con cui ci si può innanzitutto divertire tantissimo in giornate come queste, venite qui a Maggiora e vi divertite quanto volete. In più anche in gara sicuramente deve essere un mezzo molto bello. Tra l'altro anche i circuiti sono strutturati in un modo
che permettono di avere diverse tipologie di traiettoria, permettono di avere una traiettoria sull'asfalto, una magari più veloce invece sulla terra, eccetera. Ci sono diversi stili di guida, anche girando un pochino ho visto anche altri piloti che avevano diverse traiettorie ovviamente dalle mie, ma insomma anche c'era chi andava forte e sceglieva una traiettoria, chi andava forte ne sceglieva un'altra, insomma ecco, ci sono vari modi per andare forte con un mezzo di questo genere. E quindi lascia anche molto spazio all'inventiva del pilota. La posizione di guida purtroppo per noi alti è un po' piccola, questo è un grosso difetto che noi abbiamo anche con i go-kart eccetera eccetera, lo ritroviamo come difetto anche all'interno di questo Kamikaze 2, però vi posso assicurare che insomma una volta che l'adrenalina vi entra in corpo la posizione di guida diventa anche una cosa relativa, superflua, diventa abbastanza superflua. Ecco, per quanto riguarda direi il resto ve lo racconto dopo, perché voglio fare un giro con il microfono e vediamo come va. Bello, bello, sì. Si gestisce davvero bene il controsterzo, è davvero molto progressivo il terreno, davvero incredibile! Il motore davvero 6 spinge fortissimo, sicuro, a questo porta una potenza davvero incredibile, solo di essere su una GT. Ora è il momento di rientrare questo go-kart, ma davvero fortissimo, è un'emozione davvero incredibile riuscire a guidare una vettura di questo genere, perché di vettura si deve parlare, con un motore così potente, 130 cavalli su 310 kg, sono davvero una chance, assicurano davvero una performance incredibile. Il cambio, quello sequenziale dell'R6 è davvero fluidissimo e permette, non è spazzato, permette alla vettura di muoversi davvero molto bene all'interno delle curve di questo tracciato. Davvero molto soddisfacente il comportamento del telaio, un telaio che assicura una dinamica di guida molto progressiva, più progressiva di quello che ci si potrebbe attendere da una vettura così estrema. Un'emozione davvero unica, un'emozione che non costa neanche tantissimo, perché considerando la prestazione, considerando anche il costo dei ricambi, considerando quanto costa venire a girare, considerando anche il costo del mezzo, bisogna dire che tutto sommato questa avventura del kart cross ha davvero un senso.